Buonasera a tutti, grazie a te Maurizio per avermi invitato in questo convegno. Devo dire che sono molto emozionato per un paio di fattori. Il primo è sicuramente perché sto parlando a una sala e non è mai una cosa semplice. E il secondo perché insomma prima di me hanno parlato delle persone, oserei dire dei personaggi che per me sono, insomma, sono un simbolo, diciamo. Qualcuno di essi, è vero, Agostino, dove è andato, ha anche influito direttamente, insomma, nella mia carriera professionale, ecco. È un po' preso da questa emozione che durante l'ultimo weekend sono andato a rivedere un po' quello che era successo durante l'edizione scorsa. Ho rivisto un po' di filmati, un po' di interventi che sono stati fatti, e quello che più mi ha colpito è stato quello di apertura di Maurizio, insomma, dove parlava di, insomma, iniziava, diciamo, lo speech dicendo: cosa volete che vi dica, insomma, proviamo a raccontarci all'insegna della serenità quella che è la situazione, insomma. Sbaglio, Maurizio, oppure più o meno così suonava, insomma. E effettivamente è una situazione in cui dobbiamo rimboccarci le maniche. Sicuramente. Ho sentito molte buone cose dalle persone che hanno parlato prima di me. Sono contento, anch'io sono assolutamente fiducioso. Però è un fatto che negli ultimi 5 anni il mondo dell'IT ha perso 5 miliardi di fatturato. Questo è un fatto col quale dobbiamo convivere, insomma. E io ritengo anche che voglio fare una cosa diversa rispetto a quello che hanno fatto le persone prima di me, un po' per, forse per esperienza, per conoscenza, per storicità, un po' perché credo ancora in quello che mi diceva mio nonno da bambino, no? Dobbiamo pensare a seminare. Mio nonno, io vengo dalla Toscana, tutti in Toscana hanno il suo piccolo orto. Mio nonno diceva che si deve seminare sempre, ogni giorno, la giornata la dobbiamo dividere in due parti. Una parte nella quale si semina perché, certo, dobbiamo raccogliere dopo una stagione, dopo un anno. Però è anche altresì vero che bisogna raccogliere oggi, bisogna raccogliere tutti i giorni per sfamare la famiglia. E io credo siamo un po' in queste condizioni, credo che sia fondamentale capire, oltre che avere la visione, vedere quello che dobbiamo fare, dove sta andando il mercato, credo sia fondamentale fare qualcosa subito, fare qualcosa oggi. E perché vi dico questo? Vi dico questo per due ragioni. La prima, perché comunque ho intenzione di fare un po' di autopromozione di Lenovo, insomma, differentemente da come hanno fatto molti, ho intenzione di parlare di Lenovo, di dire quello che noi facciamo e di parlare, diciamo, di quello che possiamo mettervi a vostra disposizione. La seconda è che credo che un po' la strategia e la filosofia di Lenovo sia abbastanza in linea con questa logica di seminare e raccogliere. Infatti noi collochiamo la nostra strategia in quella che definiamo un'era, l'era del PC Plus. L'era del PC Plus cosa vuol dire? Noi riteniamo che il cuore ancora di questo ecosistema che ci rappresenta sia il PC. Io vorrei ricordarvi che comunque in Italia anche quest'anno 4 milioni di PC nel senso classico del termine si venderanno, quindi insomma questo è il nostro obiettivo, è venderne più possibili. E plus perché sicuramente il PC è ancora centrale, è ancora uno degli strumenti fondamentali per il lavoro quotidiano, per l'utilizzo quotidiano. Però si sta un po' trasformando, quindi si sta evolvendo un po' in questo plus che viene proprio dalla virtualizzazione, dalla mobility, da tutti i vari trend di cambiamento che abbiamo sentito fino adesso dai colleghi. Quindi il PC che cambia un po' la forma, che cambia un po' il modello, che cambia il prodotto, che si trasforma, però il prodotto che rimane. Il prodotto rimane, sì, perché alla fine si parla molto di virtualizzazione, ma la virtualizzazione non vuol dire dematerializzazione,
Cioè, alla fine qualcuno i dati li deve leggere, li deve analizzare, li deve vedere e alla fine c'è bisogno di un device per fare questo. C'è bisogno di un device che può essere diverso, può essere di diverse forme, ma tutti gli studi ci stanno facendo vedere che comunque con queste nuove tendenze, quindi la virtualizzazione, la mobility, il numero di device sotto diversi formati cresce, non diminuisce, ma cresce. Sì, perché è proprio di device che voglio parlare. Noi facciamo quello, sappiamo fare quello. Lenovo è un'azienda che produce device, che si concentra nel fare il device. No, non a caso il nostro tie-in, il nostro motto è quello for those who do. Per quelli che fanno, quella che è la nostra missione, quello che Lenovo vuol fare dei device, i migliori device possibili, i più diciamo adatti, idonei al periodo, a quello che servono, però vuole fare solo i device, vuole fare i tool che permettono alla gente di fare le cose. E io credo che questo lo stiamo facendo abbastanza bene. Abbiamo una gamma di prodotto abbastanza significativa, importante, profonda. Abbiamo prodotti classici, desktop, e li abbiamo su due linee, la linea Think, la linea Think Center, la linea Idea Center, quindi prodotti commercial, prodotti dedicati al business, prodotti al consumer. Poi alla fine vi dirò perché vi dico questo. Abbiamo i classici notebook che si stanno sempre più spostando nella versione ultrabook. Anche in questo caso abbiamo le linee di prodotto business, i ThinkPad, e le linee di prodotto consumer, gli IdeaPad. E passando attraverso quelle che sono le workstation, le ThinkStation, i server, i Sector X86, i ThinkServer appunto. Fino ad arrivare a quelli che sono tutti i nuovi form factor, perché comunque stiamo portando sul mercato tutti i nuovi device che servono appunto che vanno incontro, che vanno incontro a quella che è le nuove tendenze di mercato. Quindi tablet, innanzitutto tablet, Think e Idea, e anche tutti i prodotti convertibili, con prodotti convertibili. Come l'Helix, non so se è conosciuto, comunque prodotto convertibile per il mondo business, e il prodotto yoga, famosissimo yoga, credo che l'avrete visto, prodotto convertibile nella linea consumer. Vabbè, aggiungo che grazie alla joint venture fatta recentemente con Yanxi, adesso abbiamo a portafoglio anche i prodotti storage della Yomega. Perché dico questo? Quando è che rilevate i server di fascia bassa da IBM? Perché dobbiamo rilevare server fascia bassa IBM? Non lo so, non lo so, se ne parla tanto, tutti ne parlano e vedremo quello che accade. Onestamente non ho una risposta. Grazie della domanda. Ho cercato di elencare tutti i nostri prodotti, tutti i prodotti che abbiamo perché crediamo, pensiamo, siamo convinti di avere una gamma prodotta completa. Perché il be your own device non è un male necessario, può essere anche un'opportunità. Dipende da come lo si vive, da come lo si porta sul mercato. Noi abbiamo una gamma completa di prodotti e che è quello che vogliamo fare, consumer e business. L'unica nota che io vorrei portare è che secondo me non è così banale, nel senso che chi con gli strumenti ci lavora, credo che abbia bisogno di una certa attenzione e è per quello che noi continuiamo a sviluppare anche in assoluta fermezza tutti i prodotti professionali. Prodotti professionali è proprio da lì che veniamo fondamentalmente, no? Io non so se conoscete la storia di Lenovo, ma bene o male, Legend era un distributore di prodotti, è il primo distributore che ha portato il personal computer in Cina. La storia di fatto nasce nel 2005 quando ha acquisito la divisione PC di IBM. E poi dopo, in questi 8 anni che ci hanno portato ad essere il secondo produttore al mondo di PC, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto un sacco di acquisizioni, un sacco di joint venture, come potete vedere.
Però una cosa importante che abbiamo fatto è quella di investire in ricerca e sviluppo. Non ci siamo limitati a produrre prodotti così per quello che era la cosa più semplice da fare. Abbiamo continuato a investire in ricerca e sviluppo, cercando di portare prodotti sempre più performanti e sempre più adeguati a quelle che erano le esigenze degli utenti. Anche l'innovazione, investiamo in innovazione. Io credo che non sia un caso se durante l'ultimo Consumer Electronics Show di Las Vegas abbiamo ricevuto 50 premi, abbiamo ricevuto 50 riconoscimenti per l'innovazione. Innovazione e design non credo che sia un caso se quest'anno abbiamo vinto il prestigioso premio di design Red Dot Tower, che cito alcune società che l'avevano vinto prima di noi: Pininfarina, Adidas, Porsche. Insomma, credo che questi siano segnali tangibili che Lenovo, nonostante faccia il ferro, come spesso si chiama, è assolutamente impegnata a farlo bene, a farlo sempre meglio, e ripeto, siamo assolutamente convinti che questo serva per tutti i progetti e tutte le evoluzioni che il mercato porterà. Ecco, abbiamo parlato un po' di prodotto, abbiamo cercato di parlare un po' di prodotto, però vorrei aggiungere un paio di cose, in particolare sul canale. Questa è una manifestazione di canale. Oggi noi siamo secondi a livello mondiale nella produzione di PC, lo siamo anche a livello EMEA, siamo terzi a livello mondiale per la produzione di gli smart connected device, quelli che racchiudono un po' il mondo del PC, il mondo del tablet e degli smartphone, un po' tutta questa evoluzione verso la mobility che abbiamo già detto, insomma. E lo siamo grazie a voi, grazie al canale. Oltre il 95% del business a livello mondiale passa attraverso il canale. In Italia, concentriamoci sull'Italia, siamo abbastanza, dire nuovi non è corretto, però mi permetto di dire che negli ultimi 7-8 mesi abbiamo scalato 5 posizioni nel mondo professionale per quanto riguarda le classifiche di SIN nella produzione e nella vendita di PC professionali. E l'abbiamo fatto attraverso voi, siamo assolutamente convinti che il canale è chiave per la nostra strategia. Lo siamo semplicemente perché noi siamo pochi, abbiamo parlato di competenze, Agostino ha parlato di competenze, abbiamo parlato di innovazione da portare sul canale, abbiamo parlato di trend. Ripeto, noi facciamo device e noi vogliamo insieme a voi vendere queste device per portare avanti quello che ci siamo detti prima. Abbiamo un programma di canale, One Channel, permettiamo ai nostri partner di fare servizi per conto nostro, che credo sia una cosa decisamente importante per chi alla fine deve fare un bilancio. E lo facciamo solo ed unicamente attraverso voi, siamo veramente pochi. L'ultima cosa che voglio dirvi per quanto ci riguarda è che quello che ci manca un po', non tanto nel mondo professionale, che è la cosa che oggi ci riguarda da vicino, vista la platea, perché comunque il brand Think che abbiamo ricevuto in eredità da IBM è sicuramente un valore da un punto di vista proprio di brand, ci manca un po' di notorietà nel marchio Lenovo. Oggettivamente in Italia non siamo così conosciuti e vi voglio solo far notare che è per questo che comunque stiamo iniziando a fare un po' di campagne. Abbiamo sponsorizzato la squadra di basket di Cantù, la Lenovo Cantù appunto, abbiamo appena sponsorizzato il Giro d'Italia, e continueremo a investire in comunicazione anche nei prossimi mesi. Io avrei terminato, grazie. Grazie a te, Mirko.